Comunque ogni due minuti farò partire una scossa elettrica che tutti sentirete, perché sì ragazzi, tutti hanno questo tipo di collare qua, la caviglia. Aia, aia. E signori, suonerà e ognuno urlerà e noi ritroveremo un mondo. Ciao ragazzi, iniziate a correre veloce! Allora ragazzi, io ho un'idea. Ci separiamo tutti. Sono d'accordo, considerando che Donald Trump non vede praticamente un nassi. Io andrò il più lontano possibile da lui. Esatto, ciao. Signora Mucca, ciao. Ho bisogno di un nascondiglio. Bello, me lo consigli? Ho un consiglio. Sì, qua. In mezzo qua. In mezzo qui? Sì. Ma secondo lei succede? Questo è mio, via. Scusi, ho rubato il fuoco. Mamma mia, ragazzi. Addio. Io so esattamente dove nascondermi, perché a differenza degli altri mi sono squadrato tutta la casa e la sua memoria. Perciò quest'oggi ci metteremo esattamente lì. Allora, io che sono Trump farei qualcosa di abbastanza affascinante. Però non trovo nulla. Sotto il letto è un po' banale per Trump. Dentro al armadio non ci sta posto. Mamma mia. In un altro posto che ho già preso una volta, ovvero la fantasticissima. Non so come si chiama sta cosa, però è un bel posto. E così sono praticamente invisibile, signori. Guardate qua che fantastichezza. Come fa qualcuno a notarmi? Anzi, però prima facciamo una cosa. Chiudiamo la porta, che forse è meglio. Ecco, con calma. Ciao. Spegniamo anche le luci. Ok, no, che poi se no non si vede niente. Vado a nascondermi! Perciò noi ci andiamo a mettere esattamente qua. Ci copriamo con una bella coperta in modo tale da non essere visti. La stanza segreta. Ragazzi, assurdo, non l'ho mai vista. È il bagno di Trump. È la doccia. È tra la doccia. Non mi piace. Ragazzi, nascondiglio migliore della vita di youtuber. Se ci sto dentro, più che altro. Mi sperando che non ci siano i ragni. Non vedete niente, però sono vivo. Sono vivissimo. Ciao. 45, 46, 47. Signori, vi posso dire una cosa? Non si respira qua dentro. Non ce la faccio più. E comunque, guardate che bello che sono. Sembra un modello. Qua dentro è benissimo. È una stanza che credo che neanche Ferro sappia che esiste in sta casa. Non può trovarmi, perché non sa che esista, quindi sto a posto. Metto sopra la lavatrice. Vediamo qua. E fare una mossa 200 IQ davvero impressionante per vincere questo nascondino. Ma dove sono? Dov'è Pow? Non lo so. E invece sono qui. Bellissimo. Sopra la lavatrice è un po' lontano. Mi metto anche un po' accucciato. Ragazzi! Ehi! Dove siete? Refe, non entrare! Sono in bagno! Qui! E tra un po' ragazzi vi svelerò il verdetto del Trump. Fate sintonizzati. Ma giusto un attimo prima di partire, se vedrete un po' in disordine la casa, la cucina e tutto il resto, ovviamente tutto è stato fatto apposta per questo nascondino, così che almeno era più facile nascondersi, non perché non stiamo tenendo a posto la casa pulita. E signori, indovinate chi sta un po' partendo? Ragazzi, è partito, dobbiamo stare fermi qua. Porca di quello, è appena partito. No, signori, c'ho un grande problema. Via, così, fermo così. Ferro, stai lontano da me. Il vostro ferro di quartiere. Allora, fermi tutti. Questa è la nostra sala, così vi faccio un po' di villa, vi mostro, e fermi tutti, perché qua sotto, ok, non c'è nessuno. Perfetto, sì, diciamo che qua la gente che si nasconde è un po' pazza, perché nascondersi qua sarebbe quasi impossibile. Devo dire che sta abbastanza fuori quell'altro. Questa maschera è bella. Non entrare. Anche se bisogna stare attenti e guardare ogni singolo posto, perché da un momento all'altro potrebbe uscire qualcuno anche dietro queste tende. No, ok, qua non c'è proprio nessuno, perfetto. Questa dovrebbe essere la zona magica, anche se mi sono dimenticato di dire di non nascondersi, ma non penso nessuno si sia nascosto. Perciò proseguiamo, signori. Li troveremo presto. Ah, fermi un attimo. Mi sono dimenticato della scossa che sto per tirare tra 3, 2, 1. Si sono lamentati in due, ho sentito. Come ne ho fatto due a non dir nulla? Non è un problema, partiamo da... Allora, io ho sentito uno qua dentro, ragazzi. Veniva dal bagno, fermi. Ok, il bagno si apre. Vabbè, sì, questo è il bagno di best. Il bagno di best. Allora, sì, qua non c'è nulla. No. Non c'è un qualcuno. Non c'è un cavolo dei Pokémon che ha urlato. No! Era benissimo! Scappa! No! Preso! Ciao! Cavolo! Best, sei stato preso! Basta urlare, corri in giro! Piuttosto! Com'è stata la prima scossa? È stata orribile! Perfetto, allora tra un attimo è il momento di fare la seconda. Ok, chiuso bene la porta, porca miseria! Sono perfetto! Ragazzi, appena stato trovato Best, dato che io sono fortissimo e lui è Nabbo, vincerò io! Ma già stai dentro.
Molto bene, signor Best, lei non serve più. Signor Pikachu, io confidavo in lei, ma non fa nulla. Però le do la possibilità di schiacciare la prossima scossa. Ci signor divertiamo. Best, vai! 3, 2, 1, 6! Perché hai urlato come non so cosa, non hai sentito urlare gli altri. Però hanno sofferto, è quello che costa, buona fortuna. Mannaggia a te. Ha fatto malissimo. Mannaggia allora al Best che mi ha fatto praticamente rovinare una scossa elettrica. Vabbè, sentite, devo comunque cercare. Qua come vedete non c'è minimamente nessuno, a meno che sotto i letti no, neanche. Negli armadi io neanche circo, ma fermi tutti, perché sapete che forse ci potrebbe stare qualcuno qua. Ok, no, non ci sta proprio nessuno. In realtà non sono entrato. E perché c'è del cibo qua? Mamma mia, ma che schifo, la camera di Best è bomba, eh. Farti domande. Ok, me ne vado subito. Procediamo a guardare gli altri partendo da... Prossima scossa tra 3, 2, 1 e... Oh! Ok, fermi, ok. C'è quello che si è lamentato di più, venire da qua, da camera. Io ho sentito un calpis che dovrebbe essere un tramp volante urlante. E fermi tutti. No, sulla lavatrice! Calpis! Come hai fatto a scoprirmi? Ero sulla lavatrice! Forse perché oggi ho messo i panni qua sopra, che stavano lì sopra, per il fatto che erano qua sotto. Cioè, senti, hai urlato troppo per la scossa! Vieni giù, hai perso! Anche se hai perso dopo del coso, Best, volante, Pikachu. Adesso manca la mucarepe? Manca la mucarepe e non solo, manca pure Boa. E sicuramente... Anzi, facciamo una cosa. Secondo te, chi troverò per primo? Mucarepe! Sì, comunque te la puoi togliere, signor Calpis. Ah, in realtà io non sono Trump! Oh! Mette qua sotto nei commenti se già l'avevate capito, anche se era abbastanza scontato. Comunque iniziate a iscrivervi al canale e lasciare un like, perché stiamo per dare la prossima scossa. Anzi, scrivetemi pure qua sotto nei commenti secondo voi vincerà. 3, 2, 1, vai! Ho fatto malissimo, questa è stata la peggiore. Da dove cavolo ho sentito un po'? Reve! Ma che? Eri tu che hai fatto quel... No! No, ci sta una farfalla in casa. Ok, forse dovremmo pulire. Ammetti che non mi avresti mai trovato senza la scossa. Allora, sarò sincero. Ho vinto. Era il posto. Io, cioè, ragazzi, ok, che qua voi dite ci sta una persona. Sì, ma era lì schiacciatello in quel pezzo di muro. Complimenti, Refe. Anzi, facciamo una cosa. Vai a nasconderti lì a caso. Ti voglio far vincere te. Vai, vieni a caso che troviamo prima Boa. Signori, ogni tanto bisogna poverare. Allora, manca solamente una persona che potrà sentire la scossa. Allora, divertiamoci un po'. Orda di scosse elettriche tra 3, 2, 1 e... Ok, ne tiro un'altra. Ne tiro un'altra. Ne tiro un'altra ancora. Signor Boa, non mi ha ancora trovato. Non mi ha ancora trovato. No, Boa, forse non hai capito. Signor Boa, sono qua, ti ho visto. Becca, dai, ma aspetta, ma lei è il signor falegname? Io sono falegname di questa casa, sono proprietario. E adesso andrò a chiunque. Non lo so. Sei stato trovato, ma fermo. Sì. In realtà, nulla è successo, l'hai perso, mi dispiace. E il vincitore è il signor Re. Ma lo sapevi dov'era? No. Ma lo sapevi, hai barato! Allora, potrei... Che stai dicendo? Cioè, sì, non abbiamo barato, vero Refe? No, io vi ho sentito! Sono sicuro! Io vi dico solamente le cose, prendetevi quest'ultima scossa elettrica! Ma se voi pensavate che fosse finita così, vi sbagliavate di grosso, perché come vedete il colloro adesso me l'hanno attaccato a me e avranno 3 minuti di tempo per cercarmi tutti insieme con 3 scosse massimo. Ma ho a disposizione tutta la casa, anche i posti più segreti e incredibili di sempre. Confermate? No! Beh, lo confermo io, tanto il video mio avete pure 3 scosse. Me ne corro a nascondermi, ciao! Allora ragazzi, prima quanto ci ha fatto soffrire da 10? Tantissimo, direi. Sì. Questa volta ce l'ho io in mano. Oh sì! Cosa facciamo questa volta? Lo facciamo esplodere! Lo spacchiamo! Ma prima voglio fare i complimenti a Refe per le sue mammelle, sono fantastiche! Ma cosa sono belle? Raga, sono delle mammelle. Sono... Io non le ho le mammelle. Anch'io le vorrei avere, però, come lui! E poi c'è Calpi. Io non c'entro niente, ma sono qui! Ragazzi, adesso andiamo a cercare Ferro.
Ragazzi, voglio barare subito, anche perché questo collare io spero non mi dia la scossa davvero forte, perché mi distruggerebbe. Ragazzi, si va di sotto nel bunker. Io ve lo dico, ho molta paura, ma... No, fermi. Mi state dicendo che dovrò restare al burro? Ma neanche morto, ci rimarrò al buio. Devo accendere per forza la luce, spero che non la vedino. È il momento di partire con la prima scossa. Sei pronto? Siamo pronti! Guarda, facciamo tutti insieme, ragazzi. Tutti qua di tino. 3, 2, 1. Questo nascondino è perfetto. Ragazzi, non dovete urlare voi, se no non lo sentiamo. Siamo dei cretini. No, ragazzi, oh, per favore, staccatevi, la fermi. Non lo faccio solo perché non ho ancora due. Qua c'è pure una cassaforte che non vi devo mostrare. Comunque, devo trovare un nascondiglio velocemente, aiuto. Anche perché qua è figo, ma è molto, molto piccola, cavolo. L'importante è che si è fatto male. E signori, si parte alla ricerca del ferro. Vada, signor Poma, secondo lei dov'è prima di tutto? Secondo me, aspetta, sento il fiuto, c'ho il fiuto da cane. Sì, ma cretino, ma è in dentro casa. La casa, ma ah, dentro la casa, io pensavo fuori. Vai, prima a beccare un posto dove non era e lo ha fatto. Forse qui? Ragazzi, non penso che ci stia lì. Esatto. Dentro il caminetto, Ferro! Almeno speriamo che sorrida. Però è bella questa, grande bestia. Ragazzi, adesso un attimo di concentrazione, per favore. Non dobbiamo andare a cercarlo per allora venire. Se noi siamo stupidi, iniziamo dalla prima stanza. Se siamo intelligenti, iniziamo. Ma da se siamo ancora più intelligenti, iniziamo dal mio nascondiglio, per ma favore. Perché invece vai. Qua è aperto? Sì. Ne non può essere. Ragazzi, che cacchio? Abbiamo scoperto una cosa. La fisica esiste. Ragazzi, vabbè, abbiamo una scossa, no? Ho sentito che vogliono fare la scossa. No, per favore. Vai, di nuovo tutti insieme. Non urlate, però. Esatto, è bassa voce. 3, 2, 1. Ah! Ma dove cazzo? Raga, se mi beccano. Porca di quella vacca. Te lo giuro che queste scosse sono troppo forti. Ragazzi, io l'ho sentito, era sotto, Ragazzi, ma che cacchio? Raga, io l'ho sentito. Fuori. Secondo me è fuori. Vai fuori, Povo, vai fuori. Apri la porta. Vai fuori. No, non è fuori. Povo, è fuori. È fuori. Ragazzi, io non mi voglio ammalare. Via, torna indietro. Ragazzi, oggettivamente, secondo me è qua sotto. Qua. Chi ha il coraggio di andare qua sotto? Ci vado io. Vabbè, ci vengo con te. Anche un bel costume. Intanto cercate. Sì, ma scusami un attimo, piccolo Pikachu, cioè ti sei incastrato, vorrei... Ecco, adesso prego, puoi passare. C'è un altro bello intelligente. Esattamente. Signori, accendiamo un paio di luci. Allora, ma aspetta un attimo, Bess, prima di partire, rifacciamo. Vai, insieme. 3, 2, 1. Qua sotto! Chissà dove sarà il ferro. Piccolina. Piccolino. Raga, non lo vedo. Idioto! Ai, era una zappa! Idioto! Ah! Questo fatto, era invisibile. Ma come? Mi ero trasformato in una statua, lascio qua questo collare, non lo toccherò mai più. Ho vinto comunque io, ciao ragazzi. Ma in che senso ho vinto lui? Scusa, l'abbiamo trovato? Non lo so. Se decide lui di vincere, vabbè, ci sta. Ci sta. Mi raccomando, iscrivetevi e lasciate like per un altro nascondino. Ciao.